Breve corso di 8 minuti sulle vendite. Gettiamo le basi. Occorre essere sempre aggiornati, sia sulle notizie del giorno per rompere il ghiaccio e sia sulla propria materia. Bisogna farsi riconoscere come esperti e come una risorsa. Questo vale in generale, sia per le vendite dei prodotti e sia per le vendite di servizi professionali, sulle quali ho esperienza diretta. In questo ultimo caso è necessario trasmettere anche la propria competenza personale sul servizio. È indispensabile avere fiducia in sé per partire ed avere un atteggiamento positivo, però occorre stare molto attenti a non sembrare arroganti. Alla base di tutto è indispensabile divertirsi. Chi si diverte ha una marcia in più, a prescindere. Per mantenere sempre un atteggiamento positivo, consiglio di stare alla larga dalle persone che si lamentano e in generale da chi è disfattista. Anche quando le cose vanno male, occorre avere la forza di vedere il lato positivo, perché qualsiasi cosa succeda, c'è sempre un lato positivo. Concludo questa introduzione parlando della gestione del tempo. È necessario dedicare tempo a sé e ai propri cari. Di conseguenza, quello che rimane è molto limitato e non può essere sprecato. Di base consiglio di usare Google Calendar per gli impegni settimanali, mentre per quelli giornalieri si può ad esempio usare un block notes o anche un semplice foglio di carta, così. Conviene affrontare di petto le impellenze prioritarie e importanti e tralasciare o procrastinare le meno importanti. Meno tempo sprechiamo e più tempo avremo per proporre i nostri servizi o prodotti. Per questa ragione ti svelo un segreto. Occorre dare le dimissioni da direttore generale dell'universo. Questo perché ogni volta che ti vai a inserire in un guaio altrui, ti aggreghi alle loro lagne, rischi di fargli danno perché non conosci tutto il contesto ed inoltre perdi anche tempo. Dopo aver fatto questa introduzione in cui abbiamo gettato le basi sulla vendita, possiamo passare alla fase successiva, che sono le tre fasi fondamentali della vendita, cioè la ricerca dei clienti, la preparazione dell'incontro e l'appuntamento. Per il resto di questo breve corso trovi il link nel profilo.